Si terrà oggi il concerto di Antonio Pascuzzo e il Rosso Antico presso il Chiostro dell'Osservanza, nei locali che ospitano la nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, recentemente restaurata grazie all'impegno del procuratore capo Nicola Gratteri. Il gruppo dei Rosso Antico dunque si presenterà con un complesso acustico composto da Antonio Pascuzzo con voce e chitarra, Mario Dovinola al piano, Adriana Estergallo al violino, Giulio Ciani al contrabbasso, Gabriele Giovannini alla chitarra e inoltre vi sarà la partecipazione straordinaria di Francesco Forni. Rosso Antico è il nome del progetto musicale nato dall'idea di Antonio Pascuzzo insieme a Mario Dovinola, con l'intento di dar vita a un'orchestra allegra che si ponesse a metà strada tra la canzone d'autore e la tradizione popolare della musica per banda. È stato un grande privilegio riuscire a fare il concerto qui, in questo spazio che è stato restituito alla città, e farlo per la prima volta è stato veramente emozionante per tutti noi. Poi il freddo e il vento che circolava, che è proprio un elemento distintivo della nostra città, ci ha fatto ricordare che dobbiamo sempre stare attenti e concentrati quando facciamo qualunque cosa. È stata un'emozione bellissima, due set diversi tra di loro, ma legati da questa emozione di condividere insieme alle persone che sono venute qua la riapertura di uno spazio. Gli spazi, la cosa che ci piace è aver dato una nuova memoria a questo spazio. Per quelli che l'hanno vissuto, questo spazio è questo concerto di Rosso Antico ed è un grandissimo onore.